Tutto quello che c'è da sapere dello yoga in un semplice video. È possibile, e l'ho fatto, e lo stai guardando, e questo è il vero motivo per il quale oggi sei qui, che sei su YouTube in qualche modo, computer o telefono che sia. Il mio nome è Davide Barchi, pratico e insegno yoga da qualche decennio e condivido in questo canale le esperienze che ho avuto e gli insegnamenti che ho ricevuto. Se ti piace, ti invito ad iscriverti, ad attivare la campanella e, se vuoi, a condividere con altri nei social questi miei video. Ma quello di oggi è veramente incredibile, perché c'è tutto quello che c'è da sapere, perciò qualsiasi altro video fatto prima o che farò dopo sarà completamente inutile in confronto a questo. Tutto quello che c'è da sapere, qua. Pazzi. Quello che ci manca è la pazienza. Non può essere possibile che in un video di qualche minuto ti venga detto tutto quello che c'è da sapere sulla pratica dello yoga. Tutto quello che possiamo conoscere ed esperire di noi in un video, dato tra l'altro da qualcun altro che non siamo noi stessi, come se ci fosse una pillola da fuori capace di salvarci o di darci l'illuminazione. Manca la pazienza. Manca la pazienza e l'attesa, che permettono di dare valore a quello che stiamo facendo, al percorso che stiamo percorrendo. Nella nostra cultura siamo abituati invece ad avere tutto e subito e pretendiamo che sia così. Allora faccio un click sul pulsante per aver acquistato una cosa che arriverà il giorno dopo e tutti i vari furgoni pazzi in giro per l'Italia a consegnarci degli oggetti che probabilmente potrebbero benissimo aspettare un altro po'. E invece li vogliamo ora. Non siamo capaci di attendere. Abbiamo scordato che cosa significa il tempo che serve, il tempo necessario affinché una trasformazione si realizzi. Ma nella natura tutto quanto necessita tempo. La primavera ha necessità dell'inverno e dell'autunno per poter fiorire. E invece noi pretendiamo di essere al di là della natura, pretendiamo che in un qualche modo ci venga data la soluzione a tutte le nostre cose e arriviamo a creare delle vere e proprie devianze con questo stile. Delle devianze che portano a delle cose incredibili come dei corsi di formazione di yoga di insegnanti che durano qualche weekend, qualche ora e dopo finalmente sarò riconosciuto, non si sa bene da chi, come un insegnante o un maestro di yoga. Ma questo è pazzo, non è possibile che accada questo, perché la pratica dello yoga è un cammino lungo, non ci può essere qualcuno da fuori che ci dà la soluzione e sicuramente questa soluzione non può essere rinchiusa all'interno di un unico insegnamento. Certo, possiamo avere dei grandi aforismi che raccontano che lo yoga è in fin dei conti conoscersi o portare il cuore al posto della mente e via dicendo, ma questo non è una cosa facile da seguire, non è un insegnamento, è semplicemente una frase che può descrivere un qualcosa, ma che non ci porta a trasformarci. La trasformazione arriva con dedica, arriva con dedizione e questa è alimentata con la nostra pazienza che sviluppa dentro di noi quel fuoco tapas che ci porta ad avere il desiderio bruciante di realizzarci e allora riusciamo a determinarci e ad eseguire ciò che serve, riusciamo ad andare incontro a quelli che sono i nostri demoni interiori, le nostre difficoltà, le nostre fragilità e superarle solo se c'è un'intenzione, solo se c'è una profonda e grandissima volontà che non si lascia a sconfiggere soltanto perché serve un po' di tempo per realizzarci. È indispensabile il tempo e non possiamo vivere in una condizione nella quale vogliamo tutto e subito. Lo yoga ci insegna esattamente il contrario, ci insegna che per ogni cosa che vogliamo realizzare abbiamo bisogno di dedicarci con tutto noi stessi, con tutta la nostra persona, tutte le nostre forze e fragilità affinché il processo di cambiamento si realizzi. Non è pensabile che qualcuno da fuori ci salvi e non è pensabile che questo cambiamento, questa trasformazione arrivi momentaneamente, in un attimo, come se fosse una magia. Non c'è del magico, c'è del conoscere, c'è dell'esperire, del fare esperienza
comprendersi, trasformarci, comprendere che l'esperienza che ho fatto magari in parte andava bene, in parte non andava bene, e allora rielaborare. Faccio, distruggo, rielaboro, comprendo, rifaccio continuamente. Continuamente cadremo, continuamente ci rialzeremo, ed è proprio in questo percorso che accade qualcosa. La meta non ha valore se non il percorso che applico e che mi applico a seguire per realizzarla. Se io avessi la soluzione ma non mi applicassi nello stesso modo, questa perderebbe di valore, esattamente come tutti quegli oggetti che riusciamo ad acquistare con un click e in un attimo arrivano da noi, ma per i quali abbiamo perso magari tutta quell'attesa, quell'aspettativa che genera in noi un grande moto, una grande volontà di essere poi in relazione con quel determinato oggetto. Io ricordo quando ero bimbo, era Natale e desideravo dei regali, e questi regali non venivano continuamente, venivano in determinati momenti, come ad esempio il Natale. Allora creavo nei mesi prima tutta una serie di aspettative, di desiderio, che poi mi portava a godere fortemente di quello che mi era stato donato. E allo stesso modo nella pratica. La pratica ci dà a noi i doni di riconoscerci, di sviluppare i nostri talenti, e è importante avere l'attesa, avere il tempo di attendere affinché una nuova vita, una nuova anima si realizzi all'interno di noi, no? Affinché possiamo finalmente essere noi stessi, senza il desiderio, come ho fatto io in questo video, di dirti che tutto quello che c'è da sapere sullo yoga ti verrà detto e possa veramente realizzarsi in un video di qualche minuto su YouTube da una persona che forse non conosci neanche dal vivo. Perciò abbi coraggio, porta pazienza e realizzati. Dai valore alle tue attese, perché queste daranno valore a ciò che otterrai dopo. Ti auguro una buona pratica, paziente, lenta, capace di trasformarti veramente. Namaste.